Mamma, ma nonna, che non ci sei! A mamma! A mamma ci sei? Se ci sei, batti un culo! A mamma ci sei, eh? A mamma! Ultima porta! A mamma, non ci sei! Non ci sei, prima di maggio, oggi, la festa dei lavoratori, sono subito in da casa! La festa del lavoro è sessuale! È uscito, sì! Perché deve fare le copie, c'ho prima di maggio, altro mattino, perché le cazzo fa una pizza alla cinesca! Le paprine! Ma che ne sapete? Amali, mia moglie! Buonasera! Buonasera! Buonasera, buonasera! Io sono Ciccino Bottone, il mestiere faccio piastrellista, originale. Poi con un pochettino di fortuna ha già aperto una fornace e vendo mattoni bucati, mattoni di pieni, insomma riesco a vendere qualche cosa. Però da questa fortuna è successa la sfortuna mia, vuoi dire perché? Perché mia moglie Amalia, ha detto così, ma se ti mandate un imprenditore, mi può facciamo piacere, ce n'ha mia casa in questo portone e dobbiamo prendere un appartamento dove stanno ad abitare le persone altolocate! Tutto nuviato! Ma noi stiamo lì dopo, tu non voglio sapere niente, tu e porci e papri e ballini, ce n'ha mai! Vabbè, e siamo venuti a casa qua, che se l'appartamento altolocato, allora avessimo stati altolocati in questo palazzo, non mi piace e tengo 20 anni di mutuo in cuore. E se mi vede bene questo appartamento, mia moglie, la mamma, o padre, è quella grande star, la sora, mia cognata. Ah, e poi, non voglio sapere niente, non voglio sapere niente, io mi mangiavo sì, ha già parlato e ha già mangiato uguale alle persone altolocate, che non ci sapeva neanche sì. Non parlare mai parlato! Non parlare mai parlato! Che poi le persone altolocate che stanno nei casi cadine, una contessa decaduta, che non sai, se si muore di fame, si va trovando con un carro fresco o cada cosa. Poi c'è stato un portiere a basso che fa così, le persone altolocate che parlano a te e con topo, capito, capisciamo, e con una tempesta. Poi tutti gli altri altolocati sono di apparenza. Tu ti sa permettere la mattina di mangiare in questa casa come mangiare in due portone che mi metti spasato in mezzo, andare alla deputuola, all'andresco, alla salsiccia di pulmone, o panerano, non voglio vedere questa roba! Ma che mangiare a mangiare? La mattina troverai io sopra al tavolo i panini con soffia. Che cazzo è, si usa la cardiologia? Non l'hai pigliato, si panini. Su una cardiologia, quando tu non capisci, state zitto. E poi il pane francese, così. I fraghetti. Cicci, tu la mattina rapia la fraghetta e metti tutto in pietra. Guarda, ma può essere male. Ma vorrei, a fraghetti e pane francese, state zitto! A fraghetti. O panino con soffia. Non ci capito. Mo se non ci sta. E mi ci fatteranno panino e pane così e rana. A Raffaele a bassa fatica, e ti vedo che ci ho fatto il forno, porto questo panino in coppia, metto un po' di russo in faccia. E te che ti pure un po' di cucculare porca. E poi una bottiglia di vino. Marone, che ha già combinato. O prima di maggio ha già passato vicino alla tavola, prima mattina. E poi come si veste? Ma poi aprite. Questi personaggi li vedrete quando si veste, mia moglie amata. Te ne capire che secondo me al mondo non mi sei fa. A qualche fortumare, a qualche giardino, non ci capire. Tieni il cappello che è peli, il cappello che è meli, il cappello che è portuale, ma non cazzo è peli, di che sta manetta? L'unione si faceva fare una convenzione di cicoria. Ma come si può fare?
Sto bene, poi come si pensi, i colori tutti in una maniera, giallo e verde. O cappello è nato colore, tutti i padri, non lo so, quanti padri avevano in mente, ma ora vai, stato zitti, apri il palazzo attollocato. Comunque, mamma Bino, un pochettino a mangiare, con permesso un attimo. Ha già fatto un zoppone, con permesso. Il suo panello, e caccia con me, ma già fa nuova nuova! Non mi va! Non credo che sia! Ma mi asciutto! Momento! Chi è? Ma buttiere! E sono sempre avanti! E facciamo tempo che... Ah, non c'è per qualche... Ma cimba tempo che... Che è buia! Cosa vuoi, muovi che c'ho da fare? Che cosa vuoi, c'ho da fare? Muovi, fai presto! Buongiorno, bottone! Buongiorno, giacchè! Mettete cuddate, E che cosa? Mettete cuddate, un'altra volta, io mi chiamo Luca! Cuddate che io mi chiamo Bottone! E beh, perché catteritto? Mette buongiorno, bottone! Non è la stessa cosa! E non è la stessa cosa, no, perché il bottone è chiesto, io metto il bottone! Dite voi! Una cosa, per favore, la prossima volta che stai, ti chiamo Gigino, l'uomo fraccia da me! Bottone, è meglio a tutti! Avanti, che sei venuto a fare? No, siccome stamattina non mi ha visto scendere, ha già pensato. Ma vorrei che è buono. Non ti ha mai ucciso. Ma allora che hai pensato? Ha già pensato e mi ha buttato il giornale. Ah, bravo, hai fatto una bella cosa. Ma mi chiedeva. Non ti devi chiedere niente. No, voleva ricevere. Non devi dire niente. Devo ricevere. Che cosa? Come mai? Stamattina state in casa, a differenza degli altri giorni, ecco. E che c'era punto a te? No. E allora? Ma dicevo, proprio che l'hanno licenziato. Ma tu sai per il momento che ci sono operai, sono loro che mi licenziano a me. Abiti ragione. Ricordati bene la differenza tra me e te, o sai qual è? No. Che a te decidono quando devi far festa, io decido quando devo andare a lavorare. Ma che ti ha detto però? A Gigi perché prima non era così. Ricordati bene, mio caro, nella vita c'è stato, sai te chi scegli? Chi sono i momenti che sto scegliendo? E questo giornale, e ha debuttato il giornale. Ramma cara, prego, se faccio quando è venuto, le lettere da voto, le lettere. E te lasci solo scazzato. Che significa? Voi state a casa con quinto piano. Ma che polizia! E tengo diritto e mi arrivo ogni piano. E me leggo il giornale. E se almeno me leggo il giornale, prima che devo leggere tu, arrangi a casa, pianterei. Gigi, parlammoci chiaramente. Se non accoggi l'ascensore, mi conviene! Aspetta, zitto, mi conviene! Guarda qua, ma dove tiene la testa? La testa dove la tiene? Da Gigino! Ehi! Ecco, a noi! Non sta capomo, perché che sta? Dai, mi mettere la testa del giornale! O prima, o secondo foglio, adesso! Aiuta tutto! Aiuta tutto, aiuta tutto! Vieni qua, tieni! Visto che le lettere, mi con notizie, e fai presto! Aiuta tutto, guardate che modo di parlare, ma faccio tutto l'uomo, aiuta tutti! Tutti! Titi! Che c'è? Ma portate a te! A te, ti fa un brezzo! Grazie! Comunque hanno arrestato l'imprenditore! Ah, ma sull'imprenditore arresto! E che ne dati? Io ve l'ho detto tu no! Vai avanti, appresso! Perché hanno dato delle mattiate a un politico corrotto! Si dice mazzette, non mazziate! No, no, erano mattiate originali! Ah, sì! Capo, c'è pugni e pattero! E pattero che provavano il pugno! Tanto zitto, e pattero, ma vuole! Ma che si fa? E pattero, che ti fa? E perché? Perché questo politico aveva promesso all'imprenditore di vincere un appalto. Amanti! E quando l'imprenditore ha petto la gara, fu politico con una faccia sotto capotto! Che ha fatto? Da che tutto è tamacello! Ehi! Amanti! A queste parole l'imprenditore ha detto, tu tieni coraggio e mi chiederai sotto a me! Fu politica coppa manetta, ti capisci? Che non mi aspetto! Ma come ti dà per me? A questi parole l'ha ciubato un cuore e l'ha ti sei ammazzato! Ma mucca ha fatto buco! Chi è politico? No, l'imprenditore! No, Titi! Parlamoci chiaramente! Secondo me hanno sbagliato tutti e due! Forse hai ragione! E ma te, non ti chiedono e non ti danno! Queste due ultime parole che hai detto mi fa piacere che tu le hai dichiarate in questa casa, va bene? Meno male! Ma vattene perché già fanno poco a Marenna, va? Non ti capisco! Ma vattene che già fanno poco a Marenna! Titi, me ne va! Tanti bene! Titi, io parto! Vai! Titi, me ne va! Luca! Titi, non vai! Grazie! Titi! Cotata! Chi? Don Chi! Che?
Che no, volevo ridere. Che cosa? E la mattetta per il tonnare? Tu mamma me le ridi. Cagliaritta. Che le mazzette non si prendono e non si danno. Ma che stai chillare? Tu, ma quando? 5 secondi fa. Oh, veramente, patto. Veramente. Non mi ricordo più. E ti devi ricordare. E non mi patti fa. E non mi patti fa. E portami. E te li devi fare. E oh, sì, comunque, per voi sono sempre a disposizione. Grazie mille. Giorno e notte, notte, giorno con l'espresso. Voglio me. Matti, non venire più. A capanna. Giorno e notte, notte, giorno. Panirane sa fe. Darò da mazzetti! Ma te ne vieni a fare un desprezzo antico! Allora non puoi capire! Non hai capito niente! Oh! Contessa! Oh! Prego! Grazie! Niente! Oh! Madonna! Che è stato? Contessa! Soccorretemi! Subito! Dove mi state prendendo? Qua! No? Qua! No! Qua! No! Uno che ci faccia pigliare! Prendetemi al centro! Siete sicuri, contessa? Forse è meglio si massa. Forse è meglio! Grazie! Contessa, quattro occhi! Quattro occhi! Quattro occhi! Ma che come ho detto? Avete detto quattro e poi vi siete fermato! Invece no! Sì. Quattro occhi! Quattro occhi! Una di là! Sì! Ma che è stato? Che è successo? Mamma mia, quando fa così niente! Ma che re? Non mi sono sentita bene. Sotto abbraccio mio! Come? Per poco non le cadevo tra le braccia. Per poco, si tardava 5 secondi, schiattavate a terra. Ha ragione, mio caro. Non lo so, ma che è stato? Ho avuto un mancamento. Madonna, povera femmina, chissà chi l'è morta, che sa? Chi vi è venuto a mancare? Nessuno! Ti giuro, nessuno! Meno male. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino. Ma dove sei? Ah! Chiedo scusa. Niente! Ahimè. Madonna. Dimenticavo. Ma che c'è? Dicevo. Dite. Non mi sono sentita bene. E nessuno è venuto ad aiutarmi. Non c'erano i camerieri? No, il primo maggio la giornata di festa. Avete fatto bene. E tutto questo sapete perché è successo? Perché? Perché hanno bussato alla porta. La porta della casa vostra? Sì. Ma che ora è? È l'11. A mattina? Sì. E allora io ho detto, ma cosa sarà mai successo? Il terremoto, la rivoluzione, la guerra mondiale! Ma come minimo! E allora che cosa ho fatto? Che avete fatto? Mi sono sosuta. Sì? E sono andata ad aprire la porta. Siete andata ad aprire voi? Sì! No, cameriera! E ora mi immagino la giornata dei festi! Non mi traggio, cominciamo a etta prima. Indovinate chi era? Oh, forse il barone della... il conte della terza. No! Forse l'ho capito l'architetto pur no! Ma chi è? Verdumara! Madonna mia, che vuoi? Indovinate! Che fruccia! No, purtroppo! Banana! Verdumara! Ma non vuoi? È sorda! Madonna, che schifo! È sorda! Ma come dico io? Tu vieni a casa mia, mi bussi in luna la mattina e ti hanno curato e mi chiede sorda! Ma vieni magari a miei signori! No! E che ci veniva a fare? Tanto lo stesso non glieli davo. Si chiamano un posto carello? Al punto tale, sì. Mio caro, che non ho neanche fatto con la zia. Siete rimasta di giù? Sì, andate, ma io spesso rimango di giù. Tu vieni a faccia la anche. Allora, da rimettere? Ma la fiducia c'è? Che state? Ma vedo che voi forse volevate fare colazione. Sì, un'ora e mezza che sto cercando in un morso. Non ci riesco. Oh, e allora andate. Posso? Andate, mio caro. Grazie. Prego, che nel frattempo, se sì. Voi permettete... Ma sfogano poco. In che senso? Vorrei cantare una canzone. Mentre mangio? Vi do noia? Se sapete cantare. No, ci provo. Provo pure io? Sì. Ma non mi manno nella bocca. Non ci ho mai bagnato quando uno canta, sì. Io provo l'ugola per sì. Filare a uccelli. Sì, mi sì, ammazza, sì. Vero? Sì, provo. Non vorrei disturbare. Non mi disturbate. Siete sicuri? Sicurissimo. Che la bella mamma Carmela vorrebbe... No,
se fanno. Chiedo scusa. Prego. Chiedo scusa, questo che cos'è? No, questo qua è un prodotto che viene direttamente dalla Francia. Se viene dalla Francia sicuramente è buono. Ma accidere se non viene dalla Francia. E allora non menca? Non vado. Sì. Mamma mia, ma come si chiama? Questo qua? Sì. La Francia? Ah. Qualcosa francese? Come si chiama? Sì. Come si chiama? Vucularus e porca. Vucularo di porca. È squisito! Dite la verità, dite la verità. Ah, scusa. Sì? Anche questo viene dalla Francia? No, che si parla della fella bacia la fatica. Hai fatto furno a legna e ti portate una coppia in coppa, mettere ma che russa in pace. Una coppia? Un pannello. Un pannello, sì, ma sì, come mi piace. Dite la verità. È squisito. Sì, ma noi non siamo abituati. Voi avete trovato questo per scagno. Sì. Siamo abituati alle cremina, mattina, tante cose. Poi noi usiamo, sì, la braghetta. La mattina era la braghetta. E chi si vota a Ind? Mamma mia. No. Le baguette, non braghette. Il pane francese, sì. Si chiama baguette. Baguette. Non baguette. No. Io dicevo qualcosa. Ma questo qua è più buono. Dite la verità. Cosa non mi fanno questi baguette? Capire, no, per la mia moglie che non può capire, ci compagno che fuori sa dai. Mi sento meglio. Era proprio la bullezza. Oh, sì. Deve proprio essere stata la bontà di questo. Sicuramente. Che mi ha ripresa. Ma sicuramente. Ma chiamami Gigi. Posso? Devi. E tu chiamami Erminia. Posso? Devi. Maronna. Gigi. Dimmi. Sapessi, mio caro, quanto è difficile oggigiorno avere dei rapporti di buon vicinato. Non dire un buon rapporto. Come faccio? Vieni a dire. No, il come tempo mai? Ce l'ho. Ma è così difficile per una come me, che è stata tanto tempo al cinema. Ah, già, figurati l'umidità, è da un botichino. Uè, mica se vai da un botichino, mica se cavi i biglietti. E allora perché? Ma io sono stata una grande star del cinema, un'attrice di grande rilievo. Oh, ma non lo figuro, mi diceva a un botichino a fare la fila per venire a comprare il biglietto. Bravo. E in uno di questi film mi scotta. Oh, Gesù, non ti... Ma come mai? È stata l'abbraccio. Santa Samata! Ah, che cosa? Abbraccio! E capitano, pure mia moglie, la dio, non capo piano notte, caccia a falare su, che è grave. Hai da fare abbraccio! Abbiamo spirito, abbracciato fuoco, se vediamo fuoco, con tutta la caccia! Il lenzuolo addosso, ha detto così, i fantasmi! E abbraccio, è pericoloso, mi ha abbracciato dalla capo a piede! Ma non è una fornacella! Ma che cos'è? È l'abbraccio! La stessa cosa! L'abbraccio! Il titolo del film. La brace. Sì. E in questo film io ho conosciuto il mio grande, immenso amore. E come ti dà? È finito in cenere. La brace sempre tutto in cenere. Momna zaioi. Oh, contessa, per favore, a casa vostra. Quando venite un'altra volta? Io vengo. Sì. Ma tu che cosa mi fai assaggiare? La prossima volta? Sì. Salamus napoletano! Salamus napoletano! Aspetta, caro, ma mi sembra che io questo l'ho già assaggiato, però a Milano. No, questo è napoletano, è più buono! Ma sì! Provare per credere! E allora ne dovrò approfittare! Stavo. Gigi, dimmi. Posso tornare più tardi? Che sei accasiato tu! Lo trovo il salamus? Ma mamma, non lo trovo! E sì. Allora mi vado a preparare tutto! Vieni! Gigi! Gigi! Dimmi! Ciao! Torno, Ti raccomando! Ti raccomando! L'altra locata, con te stiamo facendo fama. Come si dice, riescono proprio, non mi ha fatto da qua, da qua. Allora, non pare il botto a sto buco, la rasta, il piano. Con Maria, io non mangio che... Ti ho messo! Già! Ti ho messo! 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 Ti ho
devi dire una cosa sola a me. Che faccia dice? Una cosa. Che cosa? Guarda a cogliere, sta fodendo l'ascensore. Ma che faccia, amministratore dei palazzi? Mamma mia, niente di meno 5 piani. 5 piani a piedi mi sono fatto, ma una a una. Mesciuta lingua fuori. E meno male che nessuno fuori. Gigino! È necessario buttare tutti questi pacchi e pacchi di là a casa. Ah, ma quello già è difficile a trovare la cosa giusta. Poi torna a casa. Ah. Ma state qui! No! Chi ci sta da me? Allora te ci sta nessuno. Allora che vuoi? Ti assattiende che avete lanciato un uovo nei soldi e tu l'hai dilapidato. Che già dice lapidato? Niente, fa sapere niente a Nero. E allora che vuoi? Dilapidato e sperperato. Non te ridirà con tutti questi pacchi di là a casa, capito? Ah. Capito, va bene, te lo prometto. Grazie. Però sono a metà. Già è una cosa. Grazie. Che ci sta accadendo? Ah! Voglio mai uscire, me l'hai scassata sienda. Ma perché che è? È roba delicata, ci potremmo far male. Una bomba. Ma bombe sì. Una bomba è mamma. Ah! Ma si può sapere che ci sta? Non tira buccia. Non tira che? Buccia, buccia. Non calata. Ti svarosco. Meno male che non ne ho nostro, meno male. Ah. E quanto le pagò? 150 euro. E non potevo pigliare una cascerina. E come c'è lì, metà? Chi niente? Cavona. E cagliate ci sta. Indovina. La pupava da. La cattava tu. La capo che ti. Ah, questa è una lavastoviglie. Pure questa di sbarosca? No, questa è la mia. Ah, sì, a che serve? Ti spiego. Quando tu ti mangi il primo piatto, sì? La forchetta l'anzevi. Come non anzi? Bra. Per mangiarti il secondo piatto che fai? A cagna. Lo sapevo, rispondeva. Ma perché tu che fai? Prendi la forchetta insevata con la mano sinistra. Avete? La metti qua per l'apertura. Sì. Quella si attiva e te la caccia pulita per derete. Con la mano destra? Esatto. E chi dà una mano su? E mangia la forchetta insevata. E quando le pagò? 200 euro. E 150 di Rabugio? Sono 3,50. Ma ti Rabugio è di Svarosca. Ma come fatto? Può essere anche di Giuseppe Garibaldi. Ah, ma tu vuoi mettere o non ti vuoi mettere all'altezza delle persone alto allocate che abitano in questo palazzo? O vuoi rimanere di giù largassi? Ma non ci capisci, ti puoi mettere all'altezza delle persone alto allocate che stanno in casa. Lì in questo palazzo c'era una puttana di con un di Rabugio che cazzo 150 euro. Ma quando lo presidente ti fa una bella figura. E poi? Ha già lavato la forchetta, non lava sto vento. Che costa 200 euro! Ma gliel'ho fatto per farti il sorcere da vicino alla tavola! Ma mi spaventi a 200 euro! Ah, fucchetto, posso cancellare a pezzare la fucchetta, non buttano mica! Sta niente da fare! Non c'è niente da fare! Si cafò, si contadini, si plebe! È arrivata Maria Stuardi, è arrivata! Ah, che ho fatto! Mamma fa! Mio Dio! Ma non che cosa vedono gli occhi miei? Non mi dice che sta nel zoccolo da sta casa! La taticardia! Che è sta taticardia? La taticardia! Ma che è che hai visto? Che cosa si fa? Quella cocchia di pane cafona sulla tavola mia! Ma saltaci! Ora te la fai la bacia di che ti porto una poche di pane in mi porto una poche di russo un bacio te mucche! Raffaello? Sì? Il tuo operaio? Operaio? Mi devi fare una cortesia. Quello corto? Quello pizzetto, sì. Mi ci puoi dire una parola da parte mia? Che parola? Non si deve permettere mai più, hai capito? Aspetta zitti, che non ci vede nessuno, quando mi mangia! Rigiulò, allora ne capito! La mattina devi prendere la bracchetta, la apri, dentro ci metti la marmellata, il ketchup, la chiudi e quella ti devi mangiare! E sai che tu zitti, mi faccio il mercatino! Non ti chiamo bracchetta, hai capito? Come si chiama? Bacchetta! Ah, così pure la viola, va a sciopolazza, la va a bracchetta, sto sagliendo! E c'è del pomeriggio! Che sta attento quando parli così? Come si chiama, si chiama? Si chiama baguette! E poi panini soffiati, non panini con soffia! Signorante, io parlo italiano, tu non lo capisci! Oh, t'ha attaccato! Comunque, come si chiama, si chiama? Su cosa te scumpare a caia? No, che io ne chiesto scumpariamo tutto quanto, te lo dico io! E quando è per tutto è mezza festa! Mi da sta mezza festa, c'è pure mamma, da parte del solito! A proposito di mia sorella, mo ti arriva un'altra botta. È pesante? Ma dipende da come la prenda. Utenderia? Mia sorella. Sì? Sta venente qua. Oh, sta venente? Sta venente qua. Che e tu la devi raccogliere. Ah, perché è caduta per le scale? No! Signoranta, allora la devi raccogliere con simpatia! La devo accogliere! Raccogliere! Io non raccogliere, non raccoglio con simpatia! Assolti, non la posso prendere! Si vede che hai detto una quinta piana! Gigi, tu li hai raccogliere, capito? Io non raccolgo nessuno! La devi raccogliere perché quella un giorno
allora diventerà una grande stanza. Allora, salti, cocchiglioni, che sta diventando una grande stanza! Non dire queste parole! Io lo dico e lo confermo! Comunque viene la finì, perché poi tra le altre cose non sta venendo neanche da solo! Sta venendo una danza! E calma! Allora con chi sta venendo? Con un uomo! Che sono fidanzate? No. Chi è? Un grande regista? Che se ne ha da fa'? Io agiti, salti, se lo fa carriera, sta da fa' con un grande politico! Esatto! Sta venendo un politico? Bravo! È di destra o di sinistra? Non lo so, non tra le farice? Non c'è stato tempo! Hai fatto un tiro! Muo fa parlano! Parla! Ok! Allora, devi sapere che quella ragazza c'ha età a sto politico, no? Sì. Ah, boh, ma sei niente. Ah, ma a me mi fa piacere. C'ha detto che questa casa qua è la sua. Sorete? Sì. Hai tu cino politica? Sì. Questa casa qua è la sua. Sì. Cioè, il quadro, il muro, il porta, non è più anima la sua. Ah, cioè, ma pure un mutuo essa. No, il mutuo lo paghi sempre. Ah, quello è intelligente, lo sapevo. E me poco. Eh no, e poi ci ha detto, oh, poi da cosa c'hai detto, tieni due domestici. Tieni due domestici, lì da casa mia, e poi la sua. Sì. E chi sono questi domestici? Uno sei tu e uno sono io. Morimmo una cosa, tu vuoi che ti scommi sangue da solo? Aspettiamo a tua sorella scommi sangue tutti insieme. Sì, esagerato, sei esagerato. Io lascia perdere e lascia perdere. Io non lascio perdere proprio niente. Lascia stare, la ma fa, non dobbiamo fare. Io me ne vado perché... Non se ne devi andare. Io amore, me ne vado. Amore! State fermo con questo maniamento, lo sai? No. State fermo! Amo. Ma non tengo una sensibilità a cadere, che Dio sa che me l'hanno... State fermo, tu mi prometti sempre le cose! Se lo fai, tu sai che puoi farti promesse. Lo so! Ti faccio quella cosa che ti piace a te! Ti sempre e poi non lo fai mai! Non lo e invece mo lo mantengo! Sicuro? Sicuro! Mi fai scippare di lì! Amore! Trancicheo tutto quanto! Maronna! Mi credi? Dimmi! Mi faccio la ricostruzione sì. Alle ogne! E me la consumo tutta la tasca di noia! Mi devi fare i surchi! Sì. Bella! Raffia! Ah, la ticca di Monpracen! Sì, e tu! Sì! Tu! Chi sono? Sarai il mio capirbetino! Ah, Santo Gan! Santo Gan! Senti fermo, non mi si fa cuore! Dimmi una cosa, ma mo per il cameriere, no? Come già mettere in culo? Ah! Come giacca! Come giacca? Sì. Mettiti la giacca che ci regalò il domatore del circo di Maroffei! Quello corto corto! Sì! Ma mi va la manica! Sarebbe bellissimo! Sarebbe bellissimo! Sicuro? Amore, quello! Allora! Bello! Ma fai una sciappata provvisoria! Sì! Ah! Quanto tiene! Ah! Santo Gan! Santo Gan! Che bene che sta! Che le volte ci sono pure a me, mi piace un fatti di Sant'Agata! Quello poi è bellissimo, il marito mio! Non mi ha già messo in coppia lampadari e mi ha già proprio! Uè, ma come mi piace a me sto fatto! Uè, ma che brava mia, zia Primuno, qualcosa da mettere a fare! Ma per una sorella si fa! Per una sorella si fa! Eccola, poi già sei arrivata! Questa cosa per bambini, ma poi! Grazie cara. Veramente, mi fa troppo piacere. Grazie cara. Ma cosa devo? Gigi dov'è? Chi è Gigi? Vostro marito. Come l'avete chiamato? Gigi. Oh, è vero, voi non sapete. Del resto, noi abbiamo deciso di darci del tu. Oh, e chi l'ha deciso? È stato lui a rompere il ghiaccio. Io ce l'ho un'altra cosa. Facciamo una cosa cara. Dicio. Chiamami anche tu, Erminia. Come vuoi, io. Sai, io mi chiamo Amalia, ma tutti gli amici miei mi chiamano Ama, se vuoi. Ama? Sì, mi piace. Ci piace. Fa proprio un bel suono. Benissimo. E dunque,
Omo, ritiriti fortunata, sai, perché Gigi è un vero galantuomo. A me non mi pare proprio. Non dire così. Ma tu non sai, cara, io prima sono venuta qui e lui appena mi ha vista subito ha deciso di rifocillarmi. Tutta la fa tranne questo. E poi si è messo a mia completa disposizione. In che senso? Nel senso che marita o vuoi provare o vuoi culare porca. E tu? Sì che la voglio provare. E isso? Subito me la rado. Lo sapevo. Ed era squisito. Guardatelo un po' che ti piace. Mia cara, la verità, io penso che da oggi in poi non ne potrò più fare a meno. Io penso proprio che sì. Tu dici? Sì. Perché? Sai che cos'è? Che quel poco di vocolare che c'è rimasto me le deve mangiare solo io. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Vorrà dire, cara, che io invece mi accontenterò del salamus napoletanus. E che sti che tu dà? Sempre Gigi. Ma lui faccio tutto sti pie. Ma Gigi ha di tutto e di più. Ma quello che tiene dietro me lo deve dare solo a me. No, ma non mi fa già proprio niente. Guarda, sono costrinta, veramente, mi dispiace. Che peccato. Vedi un po'. Ci stavo proprio prendendo un certo gusto. E quello poi sono cose che succedono, sì, veramente. C'è una tromba. No, non è. Ah! Scusa, il celluloide. Celluloide. Che cosa di credere? Pronta? Sa, sa. Se c'è una nobile parla italiano, capito? Risgrazia, aspetta, che è viva. Aspetta 5 minuti sotto palazzo, gira tu, aspetta che te. Che gira, gira, te strafi. Che... Aspetta un momento, giù capite che si sta facendo. No, già sbaglio. Sei, babbo, 5 minuti, Va, va buona, va buona. Ore voi, veramente. Guarda, Ermi, mi dispiace molto, molto, ma ti devo scongelare. Come finisce? Sai, per avere ospiti, mi devo andare un po' a preparacchiare un po'. Hai ragione, mia cara, quanto hai ragione. È vero, sai, una donna deve essere sempre un po' macchiata. Ecco. Sì, cara, mentre tu ti apparecchi un attimo, io me ne vado. Va bene. Così ti lascio tutto il tempo. Vai, cara, dice... Una preghiera. Ma figurati. Posso tornare a provare a vocculare Gigi? È difficile che lo trova. Te la mangi tutta tu? Penso proprio di sì. E quando poi non ce la fai più? Ciò togli il mostino! Ecco qua! La miseria la vedo già in acchietta! Mamma mia! Non la possibilità su fare del e io? Sei bellissima! Sei a pennello! Ma non mi hai visto si pennello tu? Se non posso perché la sorpresa finale! Che la dice la verità, la sorpresa me l'hai fatta tu a me! Ma la scia capisci, non ti capisci, non ti capisci! O voglio provare pure io vocculare tu! Se ce n'è rimasto perché no? Certo, vai a andare tutto qua! Me lo chiedono! E tu non ce lo dai! Ma perché ti piace? Gigi, guardami pure! A me? Sì! Ma è sempre piaciuto! Allora si è venuto la grande volta ai tempi del portone! Senti che ti metti? Mi metta la divisa quando sei messo qui. Sì, mi fa piacere. Sì! Molto bene, mia sorella. Sì. Ma tu l'hai vista chiamare Lucia? Come la c'hai chiamata? Per te è la signorina Lussa! Lussa! Lussa, hai capito? Lussa! Non lo so, te sì, qua... a casa e dico, dove sta? Bravo, fammi vedere, fammi vedere! Vieni qua, faccia prendere qua, alla porta! Aspetta. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta. Amalia! Dove siete? Sono tornata! Amalia! Gigi! Amore! Che c'è? Ma chi stai chiamando? I cani? No, sto chiamando i domestici! Non se lo fa un messo, mi sa che ti manda a mangiare tutto il mondo! Gigi! Ma mamma mai ogni volta che
che mi vedi di emozione. Bravo! Si emoziona il ragazzo, bravo! Ma non è come mai mi emoziona? Bisogna vedere tu come la guardi. Non capisco. Bisogna vedere, sì. Diciamo, se sì. Tu a questa qui guarda. La vedi come Lucia, sì. La tua padrona, o come Lucy, la grande star? Oh, ma caro lui, non è che sta giusto sempre come una grande star? Sì, dimmi! Amore, mettiti qua! Grazie, cara, grazie. Mi vedi morto che sorto mandaggia! Ma come se fossi a casa tua! Ma vieni qui, fatti ammirare in tutto il tuo splendore, cara! Guardate qua, guardate! Ma che belle spalle che hai! È la palestra! E che bei, e che bei, e che bei fianchi che hai! È la piscina! E che grande è quanta e io sono un tipo focoso! Amore mio, ma non adesso, capito? Adesso ci sta il domestico. No, non preoccupate, ma mi potete fare quello che volete. Facete finta come si cancia stessa. Sì, benissimo! Lo facevo per te. Ma non c'è bisogno. Buona! Bella, cercherona mia, ma quanto sei tanta, sei tanta, sei! Massimo, come manco respiro! Ma perché ti ho tappato il naso? Sentite! Gentilmente vi porto qualche cosa da bere. Ecco, brava. Amore, vuoi qualche cosa da bere? Sì. Ah, devi. Parla. Ma posso. Devi. Oh, non mutami in testa. Cosa vuoi, finché vedi? Gradirei te. Oh. Nuda. Con una buccia di limone in bocca. Ma pigliate, va, porchetto. E che si apine che ha fatto? Che ti profuma. E ti inebria d'amore. Sì, amore, mi piace, ma dopo. Adesso mettiamoci in forza, facciamo colazione. Sì. Dove? Là. Là. Mi siedo là. Sì. E c'è là. Sì, c'è là. E c'è là. C'è là. Che tipo poi? Mettimi il tovagliolo, se no mi pocco. Non faccio discurcazione, è la Lucia. Bella, stretta. Ecco fatto. Arriva un treno carico. Sì, ma cosa bello? Oculare i porti. La messa aperta, ma non so che. Non si sa mai chi si sentò stra capo per. No. Sì, ancora, che ne fa? Anche un nonno che ne fa? Tutto! Sarai eletto, ti candiderai allo spettacolo. L'ho sempre detto, cara, o lo spettacolo o niente. E non te la scordare, no. Sai. E dimmi, secondo te, ho la carta in regola per diventare una grande star? Amore, tu non solo hai le carte in regola, tesoro mio. Tu tieni tutto mezzo per diventare una star. Allora me la daresti una spinterella sulla televisione? Ciccia, ma se a te non ti spingo io, ma chi ti spinge? Voglio un programma tutto per me. Amore, sì. Indato dirna, sì. Guarda come te lo dico bene. Se tu ti fai spingere adesso, sì. Io non solo ti do un programma in TV, io a te ti faccio presentare Domenica In. Ma
ci sta Pippo Baudo? Io mandammo a fanculo! Sì, mi piace, lo vedi da lì! Se la spinte adesso! E se non è adesso? E se ne parla dopo alle elezioni? E lo dico almeno subito subito nell'immediato, me la daresti una spinta nella sola radio! Ma perché non facciamo un colpo di mano? Che c'ha a secco sto divano a mezzo mo? Oh, Lucy! Oh, Ruffo! Oh, cosa sono queste parole in bocca a te? Ma non è che niente a niente tu pensavi io alludessi al divano quello lì orizzontale, io sopra, tu sotto, poi tu sopra, io sotto? Tu così hai detto? Oh, Lucy! Oh, Ruffo! Ci perse pure un bracciale che c'è tenga. Lucy! Che c'è? Io parlavo sì di divano, ma mi hai frainteso? Il divano, quello lì, delle ospitate in TV! Peggio! Hai fatto peggio, perché secondo te io sono una da ospitare, guarda la mano, guarda! O conduttrice, o niente! Gigi! Cosa sono queste urla? E sono i domestici, che ogni tanto... Amore, li devo licenziare! Ma sono pericolosi? No, abbagliano qualche volta! Senti, cara, ma... tu vivi sola in questa grande casa? No, 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 vivo con i miei genitori. Ah, e dove sono i cari anziani adesso? Dove sono loro, vedi? Girano, 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 girano. Sono le vostre? No, no, amore, vedi, loro sono benestanti e quindi viaggiano, girano il mondo, amano l'arte, la cultura. Pensa che papà è fissato per l'arte del loccoco. No! Sì! Giura! Giura! Oh, che bella combinazione! Perché? Ma io sono uno dei massimi esperti italiani di rococò! No! Sì! Giuro! Giuro! Io che certo che tengo! Sai come sarebbe bello poter disquisire con tuo padre ore e ore e ore e ore e ore di rococò! Immagino, caro! Ma quando ritorneranno? Dopo le elezioni! Signorina Lusa! Eccola! E che cos'era tutto quel chiasso dall'altra parte? Oh, niente! Uno schiarimento fra me e Cicino! Come al solito! Alla faccia dello schiarimento! Un altro po' veniva giù a casa! Piacere! Son Gamalia, la cameriera della signorina Lusa qui presiede! Già! Piacere, cara elettrice! Sono l'onorevole Alfredo Ruffolo! Come siete belle da vivo! Grazie! Se sentite a me, che cosa volete, un whiskettino o un sigarello toscano come vi piace a voi? Ma come fa lei, cara elettrice, a sapere che io fumo solo sigari toscani? Perché io saccio tutte cose di voi. Spero solo cose buone. Proprio buone e malamente. Se pure malamente, sapete? Ma quella dice da sono tutte quante malamente, però... Amalia, ma tu non hai niente da fare di là. Amore? Dovrei usare un attimo il bagno. La prima volta adesso. No, non ti preoccupare, che allora arrivo l'accompagno di qua. Vai, caro, in fondo. In fondo al corridoio? No, 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 proprio qua. Vai. Vado. Vai, caro, fai tu. Sono due due, mamma. Passano. Quanto sei brutto, due. Ma dico, ti faccio tanto come guardi a cancoppa, che se tu vuoi scendere. Babbo, ma che ho detto? Cazzo che ritto. C'è mancato tanto che non l'hai chiamato Mariolo! Ma non ce l'hai diritto però! Meno male che non ce l'hai diritto, disgrazia! Ma poi l'hai già pensato, se sarà capito! Ma tu hai capito come stai qua, Anna sana! Va bene, non esagerare, mamma mia! Guarda, che polemica! Mamma mia, c'è polemica! Piuttosto, fammi sapere, dimmi una cosa, che fate, mangiate qua? Non lo so, tu sai come sono fatta che sti polici? Mentre dicono una cosa, ne fanno un'altra. Una cosa è certa. Che cosa? Questo per pranzo. Vado a trovare a me. E che fate? Le fate mangiare? No. Per il momento ci ho dato l'aperitivo. Bravo, con l'aperitivo che te fa? Ha detto una partecipazione alla radio. Mangia, fa televisione a casa tua. Ama, se avessi a fare proprio una bella magnata. Luci, siete a me, fan già fa. Turicio. Tanto sei mai nominato per una magnata pure. Ma mi c'è buco. Ma mi ci chiama. Ah, vado a fare chi è? Mamma. Vedi che poi si avessi stufato. Chi è? Babbo. Ma sei solo? No, no, sta pure mammina tua. Che fortuna. Chi è? Questa?
terremoto. Che succede? La distruzione. Che sta? Mamma e papà. Maronna, ma come era che si sta da qua? Io l'ho invitata a pranzo, ma ero scordata. Ma se passa, no, io ma come faccio? Io c'è detto all'onorevole che i genitori miei stanno all'estero. Che c'è it? Non so. Non so. C'è già detto pure che è gente di cultura, che ha una l'arte, che a papà ci piace roccocò. Ma perché l'altro su sta bocca? Sorellina mia, tu mi devi aiutare. Io per quando divento famosa ti porto in teletrasmissione con me, sei l'ospite preferito. Quando tu diventi famosa io faccio una bella cosa. Tazzi! Pensa a qualche cosa. Ho già pensato. Brava. Che cosa? Vieni qua. Allora. Tu prendi a Panzarotti. Ho pic e ho mutarla. Allora. Io vado nella camera da letto. Va bene la mamma e papà. Io pic e faccio scumbari. Bravo. Vado. A chi si ha già dato la meredina? Mo ce l'ho davanti vostro. Amore. Amore, esci. Che fretta che hai. Vieni. Pre. È arrivato un momento. Vada cosa? Di andare. Dove? Qua. Tutti quelli che stanno in casa sull'ultimo piano, senza ascensore. Mio genere compreso. Hai ragione. Non già ti fa massa che mi manco una spia. Io mi sento, ho corretto. Io non ci volevo venire, non ci volevo venire. Mamma! Cre. Non alluccare. No. Cadendoci. Tu ti nasci in zona scassata, stai caso un quinto piano e ti rincoraggi c'è un vita a mangiare. E va trovando pure che non lo fai! Che ne sapevo! Che si scassava ascensore prima e mezza! Gigina, rosta! Sta di là, ma ve la vado a chiamare! Ma Andrea, si assenta! Che c'è che sta? Ma che è successo? Che tu? Cure! Ma tu! Ehi! Oh! Ma che cosa faccio? Gesù! Tu sei invitata a mangiare? Chi? Mi ha invitato a mangiare? Io! Eccolo, essa mi ha invitato a mangiare! Sì, ma amore! Sì, siccome mi ha invitato a mangiare andiamo in cucina! Esatto! Ah, ma fammi saccare! No, vieni! Ho preparato un sacco di cose buone! Sto passando la cucina a giusto, un ruote mulignano a parmigiano! Ogni mulignano da un'altra mia, così! Ma sì, non c'è di ma tu vai, resta a parlare un po' con Ciccino! Non ho capito, davvero pure io! Sei venuto pure tu, vai! Abbiate fede, ci vediamo fra mezz'ora!
figlia, nel caso di a casa e i genitori miei. Ok, se lo so io. Satta sì, c'è l'onorevole dove sta? In tuo bagno. Brava, allora fa una cosa, mo che esce, ringele con lo spettro in casa sta. Sì, sì, sì. Ehi, vieni a casa. Vieni che casa sta, hanno un proprietario di rete 4. E Rusconi. Io tua notte, si vecchio, tu ne guaglione. E che cosa io? Emilio Fette! Vado a fare la meteorina! Sai quando me lo viene che annuncia? Aspetta un momento! Ma come da ritti precisamente? Sono Fette! Fede, pozzo, massa nuova! Fede che l'ho freddo! Il politico di sinistra! Oh, Emilio Fette! Ma tu a casa mi hai segnato un montecitone! Ma tu che vuoi a me? Io mi sono confuso, uno, un altro, coppa, sono ti ho invitato pure lui per lo stesso. Ma sono una capa di che vuoi, i sondaggi li danno al 50% e io nel dubbio. Io ho simbolato le poche, anche una poca. Esatto. Che soddisfazione. Vi sentite più leggero? Una piuma, mi dovete credere. Sono leggero. Mio. Vieni, torniamo al punto di partenza. Mettetelo un momento. Prego. Vengo con cavallo. Tante, 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 tante. Che vuoi fare? Non basta! E che sia poi? Momento! Prego, prego! Onore, ne poche pazienza! Ne poche pazienza, lo so! Ne poche pazienza, mio caro onore! Voi dovete pensare che quando sta ascensore rotto il quinto piano non arriva nessuno! Schiattano tutto il terzo piano! Voi siete fortunati che siete arrivati a qui. Ingegnere, con ogni scala in questa maniera, 150 scalini questa vita. Infatti si è impiccata al centro del palazzo. Ma è più una cosa. Se no è mai uscito noi. Ma è certo, chi l'ha pensato, è meglio che mi accidi su. Voi siete il cameriere, sì. Che non si vede. Come no? Brava, la scuola corrente politica. Allenelli, non mi muovo, guarda, non ti vedo bene, non mi chiedere la corrente, perché a me non mi fa tutto. A voi mi chiedo un'altra corrente, a voi, no, ma già stato un Lenelli, brava. No, dico, quale bacino di elettori? Ascauri, Uniti d'Italia, gli ammalati per ammogliare e mangiare coppa a spiaggia. Brava. Il bacino là non lo cagna mai. Uomo di lettere, eh? Sì. Brava. Ho capito. Ma ricordati. Sì. Ricordati. Sì. Pensione agli anziani. Infatti sono anziano, però non tengo la pensione. Il lavoro ai giovani. Non sono più giovane, però non tengo manca la fatica. Ricordati. Che altro? Con il caldo e con il freddo. Vota fedele lo freddo. E si piove. Con la pioggia, con il freddo, vota vedere lo freddo. E se ci sta la neve? Casi non te lusso, facciamo marina. A proposito, dove sta? Eccola. Fedele, amore mio. Ci sta la neve. Tu non puoi proprio immaginare quanto mi sei mancato oggi. A te me ne ha fatto oriato. Piccola. Piccola fiammiferaia che ha incendiato il mio cuore! Ma no, sono io! Io stavo quasi per non venire più, mi dispiace! Ma lo direi proprio, mi sarei offesa tantissimo! Vieni, fatti c'è? Abbracciare nelle tue parti morbide! E quale parte morbida vuoi abbracciare per prima? La parte morbida di destra o la parte morbida di sinistra? Venite, ma che domande che fa! Avanti popolo, alla riscossa, a sinistra, signorina Luzia, a destra la vado a dominare. Dita! Vai di là, sì? Dallo zio Arturo, sì? E continuerò un poco. Va bene. Ma avete uno zio in casa, venite? Sì, ma sta chiuso nella sua stanza. Gesù, e perché? È pazzo. Ah, ma è pericoloso. No, solo quando vedi i politici di sinistra, ma non è una cosa da politica. Teneva un appuntamento. Quello vedi, lui scherza sempre. Fa questo tutte le volte che vedo qualcuno. Burlone. Sono burlesco, non burlone. Sì. Allora, lo zio Arturo. Sì, chi lo vuoi? Voglio un racchio. Ma ci fa morte le zocche. E ti fanno da morte. Capito? Vado. Vai. Avanti popolo. Alla riscossa. Amore, a questo non devo proprio Brava, fai bene. La fate arrabbiare. Non so proprio indossare.
Sto senti caro, adesso calmiamoci un poco. Sì, calmiamoci, calma. E parliamo un poco di come procede la tua campagna elettorale, certo. Se ci sono delle novità. Certo, secondo la doxa siamo al 50%. Pure tu. Ma perché chi ha deciso? No, dico pure tu devi insistere, certo. Che sei bravo, devi essere eletto. Certo, amore, certo. Dimmi, è vero che se sarai eletto ti candiderai allo spettacolo? Non ti preoccupare, lo spettacolo è cosa mia. Bravo, e non ti dimenticare, appena tieni lo spettacolo in mano, non ti scordi di me. Non ti preoccupare, appena ce l'ho in mano ti si scorda te. Bravo, bravo. Non ti preoccupare, ti dico un'altra cosa. Dimmi, caro. Non appena avrò lo spettacolo. Sì. A giugno, diciamo, A febbraio io ti faccio presentare Sanremo! No! È stata! Niente, sta cosa mi ha pigliato pure a me! Ah, lo sapevo, lo sapevo! Ma che cosa, Sanremo? Sanremo ha sempre funzionato! E perché? Ma perché? Gesù, perché Sanremo è sempre Sanremo! Io non posso stare sempre bene. Papà, io non devo stare solo più comoda. E non è mezzo che sto assettando una bacca alla fatente in senso più cerella e scomoda. Ma chi ti dice a te non ti so, sorella? Guardate là, guardate là, 5 volte ci ho fatto finire su tu subito, allora. E che fa? E non ti muovo l'allo. E che la male ho fatto per te? Non c'è di un mero parente che ha camminato, non posso stare bene. E perché? Perché tengo in pena malitosa. Te ne vedo con russo, varucose, varucose! A tu ringe la mania, sì. Come sono uscite le piastrelle? Bello lucido, lucido, pistrine, si dice pistrine! Piastrelle, pistrine, sembra quando sono uscite. Subito vento! Sto facendo una riunione, sono mosso da così, andate girando, dove mi metto, là dove mi muovo, non vado a muovere la roba. Gigina, sei giù davanti, state zitta. L'onorevole sono due. Tu che stai dicendo? Quando è per il Padre Nostro che se ne cia. Amen. Ma se posso sapere che sta succedendo? Se non ci volevate qua mangiare, ce lo potevate anche dire subito. Ecco. Io sto a casa di mia figlia più grande e posso gridare quanto voglio. Avevi ragione tuo padre. A cavo era facile. Ma favore, che calma, per favore. Ma allora non avete capito. Ma che aveva capito? Che ne ha Luca? Ma quello è il timbre che è così. Ma non è sciuto sto timbre. Sentite, a casa stanno personaggi importanti della televisione. Pippo Baldo Nello. Nunzio Filotra. E mo che ci è andata a fare? Sentite, non è andata per niente. Sì, no, arriva nei paparazzi. Ah, chi è che cazzo non mandano voglio? Mammi, ma quali cacacazzi? No. Quali cacacazzi? No. I paparazzo, paparazzi. Chi che scrivono ancora per il giornale, che fanno le fotografie. Ah, chi sto sui paparazzi? E non tu sta zitto, tu sto occasione. Io c'ho, io andrei in là, e non mi facete né vedere né sentire. Oh, sì, no, a me qua, mi si blocca la carriera. Guarda, da un mi fa bloccare questo. Fammo che Dio. Io c'ho, io andrei in là. Parla a tu! In cucina! Andiamo in cucina! Ecco qua, mangiamo! Ma io ho detto non voglio mangiare! Andiamo! E fallo questa creatura! Questa è una grande occasione! La vogliamo fare svaneggiare così? Ma guardami, se sta venendo prima di sangue che andò, per dei cannucci! La giusta! Ma quando mai? Ma spezzi? Sì, però non me le fa mangiare. No, non me le fa mangiare. Non mi mettere nella cassa barca! Non mi picchiate nella cassa barca! E lì in questa situazione io non ce la faccio più, capito? Oh, la situazione già l'avevo sistemata. Se tu non dicevi che a casa stavano i genitori miei. Ma perché se non so io? Non signore, stanno là, ma l'onorevole Ruffalo e poi conoscerà stordissima. Ma come si immagini? E come faccio? Tu hai detto che i genitori miei sono gente di cultura, amante dell'arte. Tu papà capisce l'occo co. Ma che gente che non aveva messo in famiglia? Esatto, sì, mi era la mano, capito? Ma sì, ma dove sei? Ma l'ha discordata a Cristo? Sì, l'ha discordata a Cristo. Amore, aspettami che mi preparo sexy e vengo. Vedetemi proprio. Così! Andiamo a sinistra. Punto da sinistra, per me. Punto da sinistra, per me. Sono duraturi. Amore, non aspettare.
faccio manco un respiro. Ma così lo fermo disgraziare? Disgraziare? Tu manca la soluzione? Sì! E qual è? La sostituzione dei tuoi genitori. Ma con chi? Con Luca Portiere e la contessa Quattro Occhi. Madonna mia, io no. Chi è Lucarello Portiere, ma come parla? C'è una cosa, la locca. C'è un modo di parlare tutto suo. E cioè? Quando parla, nessuno lo capisce. E secondo te si prestano a fare sta forza? Tu devi diventare una star. E certo. E allora sa da presta forza. Vicina, a dove stai? Fatta vedere. Dove stai? Piccolina, di una parte qua, eh? Ti rompono poche kit tatta. Arosta. Piccola, chiami Feraia. Di una parte qua, eh? Ti rompono poche kit tatta. Il crostino. Miscia? Misciona? Rosi! Rosi! E chi se mo chi è? Ma dove ti sei piazzata? Dove ti sei nascosta? Anzi, chi sei così scema? Guarda che ti vengo a cercare, eh! Ti vengo a cercare! E chi se mi trova qua, chi se mo sguarda? Non mi è partita oggi! Rosi? Rosina? Dove ti sei nascosta? Mannaggia, ma che facciamo? Che io cerco a te e tu cerchi a me? Piccola? Bambolina? Aspettatemi! Che? Ma mi ti ascolta? Maronna, sta casa è un porto mare! Attaccio, mi nascondo! Aspettatemi, vado a vedere se c'è qualcuno! Venite, iniziamo la prova! Iniziamo la prova! Sa, prova, sa, la prova! Abbiamo la prova! E poi avete detto che aveva la prova! Ma fa un giustino in piazza! E che ne ha tu hai più chiave di me! Stai zitto! Voi mi dite soltanto se avete capito quello che vi ho detto, sì o no? Sì, io ho capito, Gigi, ma a me quello è questo che mi preoccupa! Oh, Titi, la contessa sta facendo una tosoramita e calo! Basta, per favore! Voi mi dovete dire soltanto quello che vi ho spiegato, se l'avete capito, sì o no? Ma sì, Gigi, quante volte si parla su via? Oh, Ermi! Ti raccomando, devi fare una parte grande con l'attrice che sei! Gigi, non ti deluderò! E sì, cose vanno buone! Che mi dai? Un poco di cucularus di porco! Posso avere anche il salamus? E se c'è rimasto, perché no? E che faccio, me ne pacco? Vado in faccio uno! E allora caccia fa? Ma sta zitto! Chissà se lo ha capito, però! Ma ti raccomando, se casomai ci avessimo a mandare in un discorso difficile, sì. Ti raccomando, tu portiere da strapazzo, di essere vago! Mannaggia fa la parte del suocero vostro! Perché si dà giù chiamare? Ah, e si chiama Paco! Lo si chiama Artur! E voi avete diritto che c'è essere Paco? Ma ti va giocata! Io non capisco! Ma tu come hai potuto scegliere un individuo del genere? Contessa! Vago significa dire e non dire, fare e non fare, agire e non agire, notare e non notare! Hai capito? Innaggia capito che cacca c'è voi! Mamma mia! E io dovrei essere la moglie di questo Zulu! Ne con te, voi continuate ad offendere a me! Tatta zitto, quella ha ragione, mi sono tutta la televisione a coloro, ti siamo andati 20 immunitari sotto due! Oh Titi, ma io per fare contento a voi persona, capetta fa! Ti assattendo! Maronna! Ti assattendo a quello che dici! E ti raccomando, sai, ti raccomando, si può parlare soltanto dopo il check di là. Ma chi è tu cioccarino? Voglio mia. Morire. Chi non conosce il cioccarino? Ma non cioccarino! Ma con te sei te già parlare troppo cioccarino! Ma no, ma quando mai? Ma cioc, cioc, si gira! Hai capito? No! Ma che anche mi hai copiata! Non mi dovete offendere! Ma certo che ti offendo, perché tu non mi avete offendere! Per cortesia, cerchiamo di non afferrarci proprio adesso! Ma Gigi, ma che un attimo guardiamo le sacche! Se tu vuoi capire, svita capo, metti di nuovo l'olio in tuo salotto! Ma ora va presto, mi attacca un po'! Oh Gigi, che
Carimba fa! Mi ti nascondi! Fui tu! Anche perché... Allora state là! Che? Ardi! Ma se ci può fare con te! Che vieni qua! Ma lo sei tu! Quando dovete nascondere nel bagno? Sei pazzo! Che cosa? Se io dovrei andare da sola nel bagno con lui! Usa che la porta voi! Che andiamo a perdere tempo. E allora capita? Mi devo spingere. Dove? Nel bagno. Ma che mi spingi? Io. E allora vado. Andiamo su. Andiamo. Oh, puttana. Maro. No. Maro. Maro. Dove è Mulignano? Dove è Mulignano? Ma ci mangiamo, cavoli. Mi sono rimasto capposto. Capposto. Che ma che stai facendo? Inflazione. Vicino alla porta luce. Ma non me. Che cosa? Inflazione. Ma fa piacere. Arturo! Sto qua! Io mi sono spazzariato, ti currello con tutta la casa! Ma io veramente vorrei via! Ma Gigino che sta facendo? Ah, se stiamo solo andando alla pressione! Vicino alla porta roccia! Che non lo sa niente più! Che cosa? La pressione! No, oh. La pressione! Oh. Ma la pressione! La pressione! Che è se pressione? La pressione! Niente di meno me l'hanno fatto sotto agli occhi! Stiamo qua! Gigi, ma che stai facendo? Sto facendo il flessio! Ci siamo fatti la cessa! Esatto! A proposito di cessa, è arrivato un momento! Ma come? Il ritobba! Ma fa che cosa? Gesù, ma un ritobba che fa? Appunto, che fa? Ma che fa? Gesù, che lo fa? Ah, oh, Gigi, e fallo fare! Ma io che fa? Non ce lo fa! Gigi, era questa volta! Che cessa ha pilato? E non lo potevi dire prima! Me ne sono accorto no! E come si fa? Come si fa? Come si fa? In una maniera nata, so fa! Va bene! Andiamo nell'altro bagno! Esatto! Così passiamo pure per la cucina e finalmente mangiamo. In tanta pace. Ma a me non dà cucina, ma manca la... Ma ci vuoi mangiare in bagno, sì? E tu dici sempre la stessa capa, sempre la stessa capa. E tu dici sempre la stessa capa, sempre la stessa capa. Non vi litigate, dovevi andare in bagno. E poi andare, andare, non può fare. Non vi litigate. Andiamo a cicchiare. Il primo maggio, ma è una cosa impossibile che... Gigi! Gesù, il lupo cattivo! Quanto mi piace il lupo! Allora, che parte devo fare? Tu fai la parte di cappuccetta, non so. Mi piace! Mi piace! Basta! Adesso vai di là che io subito vengo. Allora vai, eh. Vaga a portare un pranzo alla nonna. Ma è necessario? E che facciamo, morire fame? Ma non fa niente. Vabbè, ma fai presto però. Vai di là, non uscire, capito? Perché? Perché in giro ci sta il cacciatore. Ah, che poco cacciatore? Faccio venne l'uomo cattivo. E mo che faccio? Teniamo gli scatti, ma non lasci più, capito? Proprio la fame di cappuccetto rosso, cadendo
troppo. Non ho nulla. Con la sinistra stiamo a posto. Lucy, Lucy, ma dove sei? A già dalla destra. Vieni presto che sono tutto un fuoco. Sì. Tu da chi stai? Fai presto. Ah, mi dà dopo un vero. Amico. Senti, quando è pronto qua i genitori a posticci, ti faccio una bussata. Tu a me, e tu ieri. Io a me o tu a te? Mi dà veramente la bussata da se fai a te. Mamma, ma che hai fatto? Mamma, lo carro già te sfugliata. Lo signore, ti devi vestire, mamma, ti devi vestire. Prego, entrate. Gigi. Vado a vedere chi è, sta venendo con Cruma. Gigi! Guardi, ma sei tu! Ma certo che sono io! Miseria, parti da sotto! Mi dispiace, Gigi, ma tu questo a me non me lo dovevi fare! Ma che cosa ho fatto? Chiudermi da sola in bagno con un uomo. Era meglio che una femmina, non sai? Gigi! Allora? Mi ha lasciato da solo nelle mani di questo bruto! Fermi! Dimmi! Non mi ricercherà, mi sei bangul! E sapeva solo per metterla! Ma di chi? Ma che tenga, la faccia non a tutti! Non parlammi, la faccia che ti chiedo tu! Un momento, perché che faccia tengo? Tiro una faccia, cara! Chiedo scusa! Contessa! Eccole! Chiedo venia! Abbiate tanta pazienza, non lo so! Ma credo anche io di avere il diritto qualche volta e mi sfogare un poco! E se proprio vi volete sfogare, sfogatevi con me! Anatema! E secondo te io poi, a tanta gente, ma sfogare un con te! Ti abbraccio! Ma basta! Me ne devo andare! Le palle del mio blasone a terra! Fermi! Fallo passare dal cancello che scendo, per favore! Non te ne andare! Possibile? Per cortesia! E a te! Se non una finisce, ti giuro, guarda, ti porta a fa' guardiana allo zoo! E faccia a me! Niente, sì! Quello è il posto suo, sì! Come tanto, con te volete dovete finire! La dovete finire, Dio pentre a me! Ci capisco, oh, basta, per favore! Ci vogliamo concentrare! Oh. Hai capito, magari, concentrarsi che cosa significa? No, a che punto me lo vuoi dire? Scusa! No! Mettila! Sì, dove ti devi sedere, capito? No, furtiva! Oh. Assetto, mezza lingua! E che sciatina! Ma tutto qua? Non parli, ma ti muovi! Adesso viene l'onorevole, c'è la presentazione! Oh. E io chi sarei? Mia suocera. Si chiama? Nunziata in... Mamma mia! Urrure! Ma c'è fuori, ma così... No, Gigi, non mi potresti almeno cambiare nome? Ma come ma c'è cambiare nome? Non lo so, per esempio... Sì? Elena. Di Troia? Ma me ne devo andare, sei un orango! Non ti dico che non sei altro! No! Rumenia, per favore, per l'ultima volta, se rimani da cucularus di fuoco. Allora, Salamus napoletano, anche e poi riesco a farci stare qua. Ah, Salvatore, oh, sì, faccio... Scusate, sì, Tozzitino, e io chi tolgo? Arturo. Non mi potete chiamare Aniello? Che schifo. Perché Aniello è mai chiaro? Secondo me sì. Contessa, tu che dici? Non lo chiamiamo proprio a me. Contessa, per quanto sì! Ezio, per favore! È arrivato un momento che si potrasse la presentazione, la parte più bella! Arminia, contessa, per cortesia, siediti al tuo modo signorile. Fate pure che una voce non coppanare. Fatti vedere che significa la signora da qua, vada qua, vada qua, fai vedere un po', muoviti, i sguinci, metti dei sguinci, andà là, assettate pure tu, ti raccomando, andiamo a te, mio, signorine, andiamo a te, mio, no, ma è un villico, no, non ci si può fare niente, so, Arrivederci, sta il campo mamma. E voi avete detto tanto. Ma signore, ma non sono mazzi. E che ne dite? Metti qua. Per favore, ho fatto la coccia, ho fatto di metà coccia. E poi metà coccia. E che hanno chiamato? Metti in tavolo. Metti la voce, non parlare. No, Titti. Erminia, sono le tue mani. Non ne parlare. Titti. Titti, ma chi è tu, Titti? Chi è Titti? Titti. Ma manco già da Titti. Non parlare, che ti è chiattato, non parlare. Ma come ti metti? Non ci sta chiesto che tu non parli. Ma non possiamo eliminare il castrato. Ma non possiamo fare, tuo marito. Ti raccomando, silenzio. Sì. Per favore, ma mi faccio un guarda, mio primo mio e mi metto in mezzo a stare a guardia. Andiamo te, mio. Per favore, non devi parlare. Non cerchi, capito, no? Fai il sorriso. Una cosa così, sorriso, ne sa, papà, sorrirassa! E che ti fai, Titti? Titti, devi stare tranquillo, dipende tutto da te. Certo, lo mi so. Posso anche essere la fascina, raccomando. Ammo te, mio. Non ho tanto, ti amo, c'è nato, non ti muovo l'aula. Ammo te, mio. Sono piena di inquietudine. Titti! Dottore, non parli tu. Tutto! Tutto! Sei tutto! Titti! Capite mancozza? Che ho subito? Bussa, guarda io! Vuoi dire la porta a te?
grazie, grazie! Prego, prego! E niente, niente! Ma questa madrina! Questa madrina! Caro, ti presento mia madre. Contessa Nunzia Parascanandolo. Onorevole Alfredo Ruffolo, onorato. Enchanté. Oh, mamma. Oh! 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 Nunzia! No! Ma non mi avevi detto che tua madre era una conetessa? Pazzo, perdonami, caro, me ne ero proprio dimenticata. Caro onorevole, ma forse lei non sa, è vero, che questo è un titolo che io mi porto dietro da mia madre. Ergo non l'ha ereditato da suo marito? No! Ma quando mai? Che l'hai solo morta! Signorina, porta qualche cosa da terra! Ma ancora, aspetta! Che sono la vacca? Ecco, caro! Sì? È arrivato il momento di presentarti mio padre. Ma che piacere! Non lo dite! Non lo dite! Molto lieto! Arturo Mignolo! Sì, Mignolo! È ordone! E così ha detto! Signor Ignolo! Ignolo! Conosciuto questo Mignolo in mezzo! Così ho capito! Perdonatelo! Perdonatelo, signor Struffolo! Ruffolo! Ho fatto la graffa! Comunque però! Chiedo scusa! Non lo fate più! Non mancherò! Perdonatelo, vedete, lui parla così, povero caro! Perché ha subito un trauma! Un momento, andate a pigliare nessuno trauma! Avete visto? Avete visto? Povero caro, è fatto così! E poi non siamo che è la cattiva! O prendono delle insidie. Ecco. Ma quando mai avete fatto questo? Ma no, ma signorina, non sono mai uscito fuori al sito. Ma guardate, questa è la prima volta. Vabbè. Comunque sia, mi presento, signor Arturo. Sì. Io sono l'onorevole Alfredo Ruffolo. E se quanto me ne fotte? Voglio fare il mio sumo. Non faccio formazione da quanto se per me. Ma prima non è che... Ma dove abbiamo sopporto il signor Ruffolo? No! Ti prego, Gino! No! Ti prego, perdono! No! Non lo faccio! Quello è il trauma che lo fai scoprire! Vabbè! Lo perdono solo perché me lo chiedi tu! Ma anche perché io a casa vivo una situazione simile! Tengo un fratello scemo! Gigino! Gigino, fratello scemo, non sei tu! Orbene, ma perché chiama sempre voi Gigino? Oh, onorevole bella, si è affezionato col nome mio! Mio caro, vede? Lo vede? Questi sono i guai della vita! Ah, contessa! Capisco! Se capisco! Ecco, Gigino! Sì? Caro! Chi è stata la segna? La segna, dico, ecco! Questo è il quadro della nostra situazione! Avevo capito che Gigino sta facendo qualcuno! Chiedo scusa! A proposito, sì. Io vorrei rivolgermi alcune domande sul rococò. Posso? Lo sforzo mondo? Amore, scusami, ma è proprio necessario. Sì, avrei piacere. Mamma, tu che dici? Io? Sì! Ma ci dovrebbe usare la cortesia, sì, se possibile, di parlare molto lentamente. Sì. E anche di scandire bene, sì, le parole. Sì. Non ho capito niente. Ah, perfetto. Fa piacere. Gigino, tu che conosci a fondo, sì, la scimmia, mio marito, potresti cortesemente illustrare? Sì, ho capito. Ho capito, contessa, ho capito. Vedete, onorevole, gentile. Ma un mocio spiega bene perché chi sto vedendo là. Conte, vedete, onorevole. È inquietante. Onorevole, per favore. Vedete? E dovete parlare un po' con il signore lì, il papà della signorina Lucia. Un po' a scandere bene le parole. Lo dovete scandere. No, quello è scannare, quello viene dopo, scandere, cioè dovete dividere bene le parole. Per esempio, tu come ti chiami? Da dove vieni? Perché amore, non scusa, te ne va? È proprio necessario. Fammi fare, caro, piacere. Ti dico, sì. Precedetemi che io mi vengo dietro! Non ci va, non lo so, sì, non metto un tanto sito che mi trovo! Da salutare! Amica! Fammi fare! Non ti sei dietro, sì! Madonna mia!
Voi a me! No! Che volgarità! Allora, se cominciamo voi a me, non siete pazzi? No, io attiravo l'attenzione sul labiale! Ecco, mi ha tirato da un'altra parte, non qua, per favore! Per cortesia, il camice sta qui! Guardate in bocca all'onorevole! In bocca all'onorevole! Non dovete guardare in bocca, non in bocca a me! In bocca a me, quando finisce sopra me, no, quando finisce! Guardate in bocca all'onorevole! Chiedo venia! Proprio un ritmo soltanto un po' che sambu, no, dico, sono contrito! Sì, ma quanta cazzo è gente? Ma è venuto! Io non lo so, prima c'è paura, che andava sopra, prima mangio! Vabbè! Ma io non sta serata! A voi! Si scappa! Ma non è che si sa, non sa parlare, ma mica è su! Ho alzato troppo! Otto tuoni sopra! Ma non così! Madonna mia! Tutto ho facile bagnare, voglio mamma, nonna, una parola che si dice già... Sono mortificato! Lo so, vi dovete stare attenti! A me mi inquieta, fate quello che volete! A voi piace sempre il rococò! E non capisco a chi? Ha detto se vi piace il rococò! Non mi piace più! E perché? Sono troppo tosta! Ma sono buono stesso! Sì, ma non stare a dire! Ma che dici? Ma che diciamo, ed è per questo che noi dobbiamo essere solidali. Amore, scusami, vado un attimo di là e subito torno. Vai, cara, vai. Grazie. Ara, vai. La gatta magnugare e torno. Orbene, contessa. Caro. Lucy poc'anzi mi diceva che voi amate molto viaggiare. Oh, mio caro onorevole, smodatamente. Immensamente. E dove siete stati ultimamente? Lo volete sapere? Sì, sì. Glielo dico? Sì, sì. Mio caro, siamo appena ritornati da Bombay. No. Sì. Oh, che bella cosa. Lui lo sa. Sì. Lo sapete? Sì. E Don Arturo è venuto con voi? Spesso me lo carri a Priesco. Sì. Guardate che bella cosa. Vorrei fare alcune domande sull'India. È proprio sicuro? Voglio chiedere dell'India. Sì, adesso però, come prima, sì. Scandendo. Sì. Adesso Don Arturo vi parla degli indiani. Senza il penna. Sono ricchi. Don Arturo, voi a me. No. Onorevole, se fatti voi a me. No, è sempre l'attenzione sulla biala. Ci dobbiamo stare qua. Cosa, mamma mia, vi è piaciuto di più di Bombay? O santuario! Pure a me! Che bello! Il santuario induista! No, che le dame non è Bombay! Mi sei difficile da servire! L'ho detto! Ma non sono una dogana! No, ma signora! Che è stata? Ma quanta casa sta andando qui? Stavo di là, sì. A un certo punto sì. Si era aperta la finestra. No. Ci stanno venendo qua fuori da Lamborico. Oh, non vedo che si sca. Esatto. Non vedo che si sca. E mentre io stavo di là e cercavo di chiudere la sì. finestra, mi sono tutta scombinata. È un vento che ha chiuso le finestre. Questo doveva essere un vento che andava a 300 km/h.
È stato così fulmineo che mi sono sentita prendere dappertutto. No, quello è un piano che piglia qua. Raga, papà. Certo che deve essere stato traumatizzato. Non tanto, a volte anche piacere. Tu dici. Esatto. Gigi. Sì. Dici all'onorevole sì. Da quest'altra parte della casa il vento come spinge fuori. No, di qua ci sta un vento di sinistra che spinge. Ho stato sulla patata. Mamma, papà, subito! È arrivato il momento. Di fare cosa, cara? Di andare. A Tafamaron. E come, di già? Già, voi tenete quell'appuntamento. Ha ragione. Caro onorevole, che sbadata. Un appuntamento improcrastinabile ci attende. Contessa. Mamma. È stato un vero onore fare la sua conoscenza. Un onore reciproco. Spero che avremo modo di parlare. No, adesso fa tardi. Ha ragione, cara. Va bene, Orango, vieni con me. Su, andiamo in compagno. Onorevole, è stata buona. Ciao, cara. Domani faccio fare la riunione di condominio. Ah, ti? Sì. E che ci mettete nell'ordine del giorno? Il licenziamento del portiere. Sarò la prima a firmare. Si può sapere. Andiamo, la Allarme chi va viva? Che c'è? A creazza mi ha dato fuoco! Ma no, signore, ma un attimo di me se mi cercate! Mi rende paura che salte manda arancia! Va bene, mi chiacchierò, mi rende salte manda arancia! Ma mi rende paura, capito? Ma che amore, fa sempre questo. Non ce ne sono tanti in giro, sai. Luci. Che c'è? Io ti vorrei parlare di una cosa, cara. Che è successo? Io sono venuto qua così desideroso di parlare con tuo padre di Roccocò. Oh. E quello che fa? Che fa? Mi cade. Ma io glielo ho sempre detto di non prendere queste cadute. Sì, ma mi è caduto su Roccocò. Oh, che disgraziato, glielo ho detto. Mi raccomando, papà, non cadermi su Roccocò. E se niente. Ci sono rimasto male, sai? Vabbè. Mi dispiace. Parliamo d'altro, tesoro. Parliamo d'altro. Ma te ne sei accorta che... Che cosa? Siamo rimasti soli. Come, non me ne sono accorta. Ma no. Corre. Ecco, taccia con mia. Ma che muovo fa? Ma taccia con mia, sai lo sa? Oh, ma sì. Mia. E a dove comincia? Non lo so. Dai piedi. Forza, comincia ma sotto. Perché no? Come, mi piace. Sì. E quale piede preferisci prima? Il sinistro. No, ma sei pazzo. E allora che dice meglio con destra? Ma allora sei pazzo stesso. Uè, Luci, ma non è che non vuoi cominciare proprio? Ma come, non vai di cominciare. E allora perché scappi? Perché qua? Crea manuota? No! Perché qua qualcuno ci può vedere! Maledizione, non ci avevo pensato! Questi maledetti domestici! E allora dove? Dove? Qua! Là! La camera! Là! Sì! È la camera! Sì! La camera tua! La camera nostra, la mamma! La camera nostra! Sì! Luci! Faccetta nera! Che faccia fa? No, non arriva! Faccetta nera! Si è acchiappa a me moglie a mano, ve lo dico a voi. Ho messo una croce, cala già mi cacca. Come ti permetti di salire qui sopra con tutto quello che fa? Tanti zitto, mamma, andiamo! Tieni ancora in domanda, ti devi stare zitto! Tanti zitto! Come non ne parla? Tanti zitto! Catta, tignorino, che batta a parlare! Molto piacere, mi chiamo Francesca De Chirico, dieta! La tignorina Francesca! Tanti zitto, tu non devi parlare con me, capito? Portiere da strapaccio, tu con me non ne ha parlato, hai capito? Grazie. Niente. Grazie, caro. Questa dicevo, mi chiamo Francesca De Chirico e sono una fotografa. E portate cari, disgraziato. Senta, faccio 5 anni a terra, stavano voglio. Ma che te prendiamo? Ah, scusa, sto dicendo. Me dovete, non fa parlare! La vita, papà, parlò! Parlate! Posso? Dica! Grazie. Ah, signori, che è brutto fa? Tanti, fotografia a me! Ma che te... Posso intervenire? Non dico posso. Dovete! Grazie. Senti, divera... State zitto! State zitto! Grazie. Signori, ma voi che siete?
Ma sì, mi fai parlare, te lo dico. Ah, ho capito, ma state parlando a reo, non parlare, aprite soltanto la bocca. Ma non mi riesco a inserire. Mi capito come mi ha tirato il coppa, caspita porta. Ti piace? È una nuova mesca che mi sono fatta. Ah, sì, mi fa piacere. Dunque, mi dicevo, io sono una fotografa da voce di oggi. Ah, ma la voce di oggi, c'è la rivista. La voce di mani, no? Me l'ho rimane. Ma no, ma no, ma no, è la rivista, la voce di oggi. Ho capito! E mai che c'ha fa? Ma come che dovete da fare? Niente, devo fare tutto io. Lo so che cosa. Sono venuta a fare un'intervista. A chi, a me? Ah, bella, io sono riuscita a vincere in eccetera, faccio un'intervista a te. Ah, non ho capito cosa. Famosa a capisci. Io poi secondo te venivo fino a qui, mi facevo pure 5 piani di scala a piedi per fare l'intervista in cameriere. Au! 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 Chi è il cameriere? Te, no? Io non sono cameriere, allora. La storia è lunga e potassi! Mi pare vestito da capito? Avanti, che sei venuto a fare qua? Parla! Ma te l'ho detto, sono venuto a fare l'intervista alla signorina Lucignolo! Lucignolo? Eh certo! E chi te l'ha detto, capita qua? Er macaco qua! Er macaco? Sì! Ho detto io! Questo è quello che volevo dire a me tu! Dette sì! Macaco, macaco! Guarda! Guarda che ti dico! Vorrei invece morire, perché qua altrimenti facciamo morire tutti i figli! E che non ci sa! Se sa, ma fai una cortesia, che cosa? Circense, cameriere, quello che sei! Sì. Ma faresti la gentilezza di andarmi a chiamare la signorina Lucy? Lucy, guarda, te la vado a chiamare per cortesia, sta qua! Ho di ti! Stai zitto! Sta qui dalla stanza! Una cosa che fai? Sì, c'è che ma curi! Vai, vieni qua, non la faccio sentire ma questa notte manca, che secondo me è una maniola! No, non mi preoccupate, ti avanti! Vai! Non c'è nato da questo, bussa nata voi, che non mi bussa a me, facciamo matini, facciamo! Lucy, signorina Lucy, signorina Lucy, Lucy! 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 Luci! Luci! Ma chi è che bussa? Ma che botto, vieni pure acca! Una vada, mamma mia! E poi qua ci sta finita la brughita! Non preoccupa, che vuoi? Di qua ci sta... C'è un giornalista, fotografo che ti ha da parlare. Ah, sì. E di quale giornale si tratta? Mi sembra la voce del Signore. Beh, ma giornalista della famiglia cristiana! È venuto a fotografare Santa Maria Coretta. Ma proprio spiritose, capito? È una giornalista, il fotografo dato per fotografia e te intervista. E non so più altro. Meno male, se ne sono accorta finalmente. Di che cosa? Che sono una grande star. Una grande star, ma tu che puoi fare? L'intervista! E allora cammini, sta di qua, cammini! Gesù! Mannaggia, non sapevo che lo affondava una cosa, troppo movimento a casa, a destra, a sinistra, a galla, da inizio, che ne può le frana! Ama! Sorry, è rimasto in mappa, non sai, ci sono mamma! Secondo me ne ha preso più forte! Così! Lucy, ma da botte ero finito tutte cose, Lucy. Ah, ma come che già mi è morto prima di mangiare, ma lei ha la figlia, mi scatta a morte. Lucy, pure morto si pone, Lucy. È morto, Lucy. Volevo fare una star e morto un po' di volte. Lucy. Si è ripresa! Lucy. Ma perché sei così? Niente. Tu ti muovi là, è 5 minuti che non ti muovi. Volevo solo sapere, secondo te, sta posizione per la copertina del giornale va buono? Tu sei pazzo! Tu sei tutta scena! Tu sei una grandezza! Tu sei una grandezza! Tu Lucy! Piccolina! Dove ti sei nascosta? Micetta? Lucy! Lucy? Piccolina, ma è l'eco, c'è sta. Lucy, ma che voce maschia che hai fatto?
Alza la voce maschi, tu mi pare per una tozzetta. Ma chi è che sta parlando? Scusate, ma potremmo... L'onorevole Loffredo! L'onorevole Ruffolo! E voi che ci fate qui? Io? Che ci fate voi in mutande qua? Ditemi la verità! Siete venuto per Lucy? Io sì. Eppure io? Ah, ma me la pagherà, eh! Me la pagherà! Io la voglio vedere in galera! In galera! Loffredo! Ruffolo! Ci hanno ingannato! Mamma mia, lo fresh pram che non ci ha visto nessuno, che già non ci volevano votare. Ma con che siamo fatti, non ce ne andate. Non sia mai, non sia mai, se ne vanno le elezioni, non sia mai. Sapete che figuro con gli elettori? Niente, l'ho detto pure prima, fatelo uscire, continuiamo con l'intervista fuori, se sente l'elezione degli niente. Ma per la tua! Ma fresh, ma fai tu, che stai pensando con Quirinale! Stai zitto, capito? Tu ne parla. No, per favore. Ma parlo qua, si fa l'intervista. Andiamo, sembra il caso di fare l'intervista e poi la finta. Avrà ragione, signori, Nioco! Tu già sta zitta, capita no? Scatta! Certo! E noi qua staremo più lardi! È adatto per le cose del giornale! Scatta. Signorina Luz, forse sì. Non mi sono spiegata! Spiegato meglio, Gigi! E qua tra poco ci sarà una forte ventata! Non ti è una grande bufala qua! E finestra, la già serrata buona! Ah, sì? Gigi! Dimmi! Sta nascendo una stella! Ma Gigi, c'è montata! Una stella di due palazzi! Le stelle sono tante! Milioni di milioni! La stella di Negroni! E che qualità! Sempre tan tan tan! Bene, papà! Sentitemi, sta chiamando la Ianara dalla Fiera. Certo. Andate che fate bene. Mi raccomando, signorina Lussi, allo zio dall'altro lato. Non preoccupiamo, c'è poco. Tornate? Dallo zio malato. Ah, mi dispiace. No, ma è un malato mentale. Ma si tratta di una cosa grave? Non, signora, solo bisogno di un po' di calore. E mica faccio vedendo i britti, scusate. Agacco! Ma sta parlando di calore umano, no? Brava. Grazie. Siete poco, che faccio? Vado di là, ci faccio una strignuta di calore subito dopo. Brava. Onda vai, aspetta. Credo. L'ultimo scratto. Così va bene. Sì, grazie. Brava, cocca. Grande, cocca. Vai, cocca. Bella tua mamma. Agoso. Agoso. Mo che questa se n'è andata. Mi fai il piacere di dirmi se testi due politici l'hai visti, sì o non? Ma io non so se posso parlare. E no, e te devi da parlare, perché ti sei preso pure una bella somma di piotte. Un momento, io non mi pigliate nessuna mignotta. Apolino! E poi accuttiamo di ma che mignotta? E il sacco, i grani, come chiami? I soldi. I soldi, sa. Allora? Che serve? Giornalisti d'assalto. Fronte del porto. Che? Signore, li ho visti. Bravo. E s'aiuta prima l'onorevole Ruppolo e poi l'onorevole Loffredo. Ma te sei sicuro? Con mamotto. Bravo, allora in una di queste stanze devono d'assare per forza. Ma ti sicuro? Andiamo, li dobbiamo da cercare. Andiamo te. Forza. C'è sta? No. Di là. Tengo buono! De là! Sì, sì, sì. Io vado! Le fotografie, fate prego! Guarda! Non peccavi! Parola! Sono qua! Parola! Beh, quanto è duro, questa sta pure che è frate canale! No, non è come frate lei! No! No! Adesso arriva pure il pulizzare! Lo sapevo che veniva la pulizia! Non c'è tutto il tempo che è tratto un movimento. Annanzi, a rete non si è capito niente. Me la salta tutto il tempo. Vedi a chi là, non si è capito tutto il tempo. E tu guarda, non ha rattato. Che c'è? Non c'è tutto il tempo. Ma che presi, eri viva morta. Non c'è sta. Ma chi stai parlando? Dei politici. Ma hai guardato pure. Come? Coppa all'armadio, sotto all'armadio, pure il tuo comodino. Ma il tuo comodino? Non c'è sta. Ma come cazzo vuole? No! Chi è che ha fotografato? Io non lo so! Le elezioni! Si fanno giù! Per noi no! Non si fanno giù! No! E trasmissione! Trova da un'altra candidata! Ma io! E tu trova un'altra subito, mo!
oggi mi sta arrabbiando un po' cucina che brutto sono la maggio fine. Se vuoi a mondo ci troviamo fanno i corsi miei. A destra una parte, a sinistra no, chi stava mia se sì. Ecco, qualcosa sua, la testa sua, vedete che è successo, ce la dobbiamo consumare, quella capa, a sinistra è capa, ma già consumato. Sentite, ma io non conto niente con la testa mia, vorrei dire, stai zitto, tu non sei un politico, abbo, ma sono una persona, non c'entri niente. E quando è passato, la città, la destra e la sinistra, a un certo punto ti dico, ma in Orfeo! Ma stai fatto tu pareva, dove hai preso i leoni? Amore, lo sai che a me mi piace di stare bene anche a prima mattina. Pure quando ti susa? Certo, sempre in ordine. E mettevi dire che prendo un infarto quando ti vedo. Amore. Maronna mia, e quando mi scippo? Stanotte non mi hai scippato un po'. Mi volevi mettere in forma, poi non stavi tranquillo. E niente, ho fatto una nottata del caccio. Andiamo chiuso occhio proprio per niente. Per forza, con tutto che non brugli, non volevo morire, parlavoci chiaro. Come sei? Buongiorno. Secondo me ha rotto tutto quello che è successo, ma l'ha già zuccato, va da lì. Maronna mia, ma come che l'è successo su 48 in questa casa che la mamma ancora è zuccata? Ma Gigi, però non esagerare! Ti mi fa sfugare, capito? Ma tu sfugato! Ricordati bene, io sono un imprenditore, capito? Capito, un imprenditore! Per una furnace con te ne 3-4 operai, il più scuncio di se è diventato imprenditore! Esatto. Amo! Sbaglia senso! Amore. Ricordati che in coppa che alla furnace ci mangi tu, mamma, padre, e che sta grande sta resolta. Ti fossi scordato di qualche duna? No. Bravo. Io non faccio, tu quando vuoi arrivare. Io voglio arrivare, ricordatevi bene, io sono un imprenditore, mi chiamo Gigino Bottone. E quindi ha stirato lo scarto vostro, non ci voglio entrare. Dicimi la verità, Gigi, diciamocela. Tutto quello che è successo è solamente col padrone. Ora che stiamo? E si capisce, perché tu dovevi avere il movimento sotto controllo, e invece... Hai perso controllo la situazione. E posso sapere che la colpa è la mia. E si chi se no? Ma come? Tu hai tenuto coraggio di portare due amanti a casa mia. Non sono amanti. Hai capito che non sono amanti? Mi ringraziamo a te che l'hai chiamata amante. Sono politici. Erano politici. Mo che hanno fotografato che è mutando di quei politici, come fanno chi? Cammin, che in Italia i politici fanno quello bello pop e stanno sempre là. Mo povere, solo perché stavano in mutande se ne devono andare. Mo povere, solo perché stavano in mutande se ne devono andare. Io mi volesse sapere una cosa a tutti e due. Ma i politici, per perdere la poltrona, ma che hanno fatto? L'unica cosa che hanno fatto, devono fare gli uomini. Hai capito che devono fare gli uomini e devono mantenere le promesse che fanno! Brava, Maria Seggia, brava! Ha parlato bene! Certo! E sono 25 anni la prima volta che hai detto una cosa ancora! Brava! Brava, Maria Seggia, brava! E fa piacere! Per esempio, chi se mi hanno promesso di fare trasmissione? E l'hanno fatto! Esattamente! Sino che i politici sono, scusa! Beh, però ne tu sei solo pigliato! Ma perché l'ha pigliata? Ma se tu la visti, perché le trasmissioni sono che importanti? Allora che la storia non fornisce, ma tu hai una cosa a me! E io ho una cosa a te! Il telefono? La porta. Abbassa? No, è quella sopra. Sopra? Vai a aprire. E sopra abbassa. Vai a aprire. Si va che abbassa. E la tua porta! Voglio senso! Non diventerai mai una poltronara! Capita! Guarda, guarda. E rigiulare, c'è poco da fare. Non era per occa, sa? Non era per occa, non parlare con me, non dire una parola, parla con quei signori, ma non parlare con me. Tutti i dire. Stai zitto, non devi aprire bocca, hai capito? Quanto parla con pure. Guarda, quando fai così mi fai toccare la nervatura qua, vedi che mi credo. Tutto. E uomo! Ebba! Ma perché non parli? Ma fatto parlare! Sì! Sì. Oh. E c'è un'edizione straordinaria. Ah! Lucarello, scusa, ci sta un trafiletto su di me? Ci sta un filetto su mia sorella? Signor, ho otro filetto, c'è sta pure con catacolto! Guardate qua!
Attenta a te. Come? Attenta a te. Tom, ti ha pagato la vita. Non ti dà di... Guarda di... Capito tu? Tutto tanto. Andata a visto. Non è che tu... Non ce ne vado con tutto battito. No. Come non curaggi tempo, non ce ne vado con tutto battito. Non capisco a chi. Non ci sono. Mi dammi tutti gli anni a patta. Ha puntato la guardia di caccia, non la guardia. Che da fa? Non da leggere. Devi leggere. Metti più vicino. Mettilo in terra, mettilo in terra che si vede meglio. La scala, ma piano che non scala la scala. La scala. Ma che senso? Ma Romy, dove vuoi leggere? Come vuoi leggere la Titi, non ti che lento. Mettimi il papino piano, vuoi leggere? Mettimi il caro. Un abicino. Monta, un abicino. Un abicino. Vieni il vampetto. Barraggio e quattro! Barraggio e quattro! Tiro prima le mani, sto arraggiando! Marito, ma se sono già arraggiato, siamo che essa, comunque! Menaggio! Menaggio a quattro! Ah no, barraggio e quattro! Ma cominciamo pure! Menaggio e barraggio! Imprenditore organizza incontri a luci rosse! Scusso, non è l'imprenditore? No! Maroni, che mazzo che te! Ciccino Bottone! Che ti ho non mi rimprendi tu? Ti! Sono io! Sono io! Incontri a luci rotte tra due onorevoli di opposta fede politica, ma amante che è la cognata Stalletta! Ah, lì è già buona! Ma no! La cognata Stalletta dello spettacolo! Dimmi che sono tutte fesserie quelle che sei leggere. Sono tutte fesserie quelle che sei leggere. Se c'è tutto qua, è troppo serio, per poter passione! Tutto. Finalmente, Gigi! Questo è un momento che la gente ha cominciato a andare insieme! Gigi! Dallo scandalo nasce una star! Guarda, ma come sono uscito bello con la fotografia! Sarà mesi così bello, me credere! Chi sta a Sanremo, o presidente tu, o non lo fanno presa! Avrà ragione, signora! Gigino, Gigino, e che ne pensi? Devo dire a te? No, e fai una cosa, fa. Rila a loro. Ah, sì. Allora dico. Signori miei, ricordatevi una cosa. Per ognuno che fa successo, ci sta sempre con coronata che da passare nuova. Sempre. Io per esempio non sono stato sempre un onesto lavoratore. Aggio sempre faticato, sempre, mi dovete credere. E non ho passato fatica amico con cose di soldi. Ha mangiato mia moglie, mio suocero, mia suocera. E che la grande star mia cognata. Sì, perché voi forse non lo sapete. Ma che l'è domandata star? Oh, perché ha saputo dare. Non ridete perché è così. Voi dovete sapere, se sta chi dà e va, chi pigli rimane. Secondo voi ha giocato o ha giocato? Ha giocato. E mi domando, mi faccio ogni tanto per dire da sta caprica, ma come a me, Gigino Bottone, piastrellista, l'oppo giornale fra i gemelli gay, che sta scritto? I gay, ma che sono questi gay? I calzoni curti, a luce rossa e balletto, a casa mia, a casa mia, Cicino Bottu.
Io adesso chiudo facendovi una domanda, poi magari un prossimo spettacolo che venite mi date la risposta. Ma secondo voi, ma conviene essere onesti? Faccio uno spettacolo e in sala ci sono gli autori di questo splendido lavoro. Mamma. Chi è? No, dico c'erano. Sì, c'erano, ci stanno. Va bene. Allora, io ve li voglio presentare perché sono delle persone prima di tutto squisite, semplici e delle persone per bene. Io per questo ho accettato di fare un loro lavoro, mi sono permesso di manomettere un pochettino qualche cosa. Con loro permesso, me l'hanno permesso e l'ho fatto, ma io sono orgoglioso e sono pieno emozionato quasi a incontrare le persone che scrivono qualche cosa, che sono di qua, insomma sono di Napoli, molte persone che abbiamo fatto pure qualche lavoro a Catalogna erano di Caserta. Noi quando facciamo qualche cosa di autori che sono della nostra zona, veramente dobbiamo essere onorati a loro che possono scrivere e magari uno sforzo a noi che lo facciamo. Ah, grazie signora, grazie. Dunque, ve li volevo presentare e sono Domenico e Massimo Canzani. Grazie. Prego. La costumista, la direttrice di scena, senza di lei non siamo nessuno. Laura, vieni un'ora. Senza di lei non possiamo muoverci. Mia moglie,
Massimo, Domenico, se volete dire qualche cosa, beh, i vostri microfoni stanno a posto. Tu hai detto che sei onorato, ma noi siamo molto, ma molto, molto onorati, quindi è una grande soddisfazione. Grazie, grazie. Infatti la mia famiglia me l'ha detto e cioè, davvero siamo molto, molto contenti. Quindi grazie. Complimenti, ci siamo divertiti. Grazie, grazie. E quindi farei a loro un grande, grande applauso. Grazie. Sei davvero bravo. Grazie mille. Grazie mille. Allora, ora vi presento Sostanza. Un attimo agli attori. Tu sei la figlia di... Di Massimo. Bene, date un applauso prima a loro. Iniziamo cominciando a far fare la carriera. Antonio Cesarano. Mimma Coppa. Maria Grazia Calvanese. Peppe Fiore. Tina Gesù Maria. Daniele Maraniello, la star, Eva De Rosa, Gianni Della Valle, gli autori Massimo e Domenico Fanzano, e Ernesto Punto, e di destra e di sinistra. Qui la stagione teatrale, signori miei, per noi, per voi adesso, è finito, perché noi questo lavoro lo portiamo fino al 28 marzo, poi eventualmente ci dovessero stare dei vuoti, cioè qualche domenica da riempire con qualche lavoro, le hostess meravigliose vi chiameranno a casa e vi diranno lo spettacolo con c'è e casomai ci vediamo qua. Va bene? Signal Italia, un bacio, signora Fernanda.